Bentornati all'appuntamento con l'informazione sportiva di Sesta Rete al nuovo nostro TG Sport che come sempre centrerà l'attenzione su diverse discipline sportive partendo dal calcio Catania in piena crisi e ultimo in classifica dopo la vittoria dell'Entella nel posticipo di ieri del campionato cadetto. Passeremo poi alla rubrica dei più e meno che torna al centro dell'attenzione del nostro TG Sport, così come poi daremo ampio spazio anche alle vicende che riguardano il Palermo Calcio. Ci sposteremo sulla palla a nuoto con l'Orizzonte che continua a scoprire nonostante il ridimensionamento e passeremo poi al basket con la società di vertice catanesi che continuano a collezionare risultati importanti, per concludere poi con Catania al vertice, il consorzio d'eccellenza sportiva che riunisce 18 società d'élite del panorama etneo. Tutto questo dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco. E cominciamo il nostro TG Sport con un servizio sul calcio Catania che è sempre più in coda alla classifica. Da ieri ultimo dopo il match vinto dall'Entella nel posticipo del nono turno del campionato di Serie B, Sannino alle prese sempre con diversi infortuni per un Catania che avrà tre turni ravvicinati nei quali cercherà il riscatto contro il Vicenza, l'Entella e l'Avellino. Sannino che spera di recuperare almeno Ciro Capuano, intanto il presidente Pulvirenti annuncia porte aperte per l'allenamento di mercoledì. Il servizio di Valentina Mammino. E adesso è davvero ultimo. La vittoria dell'Entella, seppur di misura in casa del Cittadella, ha risucchiato il Catania nel baratro, inghiottito da una classifica che a pensarla solo un anno e mezzo fa avrebbe avuto dell'incredibile. Incredibile come l'incapacità di questa squadra di trovare il bandolo della matassa. Incredibile come le leggerezze commesse in campo, come gli errori sottoporta e quel nervosismo gratuito, specchio fedele di una totale mancanza di lucidità, autocontrollo, concentrazione. Sempre più difficile per Sannino trovare la via d'uscita, sempre a dover fare i conti con infortuni e squalifiche, assenze che nell'economia del gioco pesano come macigni. Le due gare casalinghe contro Vicenza prima ed Entella appena tre giorni dopo sono adesso l'occasione concreta per provare a rialzare la testa e rimettersi in corsa. Al via da ieri 13 giorni di lavoro non stop, un tour de force che vede i rossazzurri impegnati oggi in una doppia seduta. Da domani a venerdì allenamenti pomeridiani, domenica mattina all'indomani del confronto col Vicenza, in programma subito una seduta mattutina. Lunedì 27 rifinitura pre-gara in vista del turno infrasettimanale e già da mercoledì, dopo la sfida contro l'Entella, lavoro in funzione della trasferta di Avellino. Il tecnico spera di recuperare quante più pedine possibile, a partire da quel Ciro Capuano che tra tutti sembra il più vicino al rientro, più lontano quello di Spolli, idem per Rinaudo e qualche dubbio lecito su chi difenderà i pali. Intanto per domani il presidente annuncia allenamenti a porte aperte per mostrare ai tifosi l'impegno che mettono i giocatori in fase di preparazione. C'è da scommettere che i catanesi non se lo faranno ripetere due volte. Continuiamo il nostro focus sul calcio Catania, torniamo a riprendere una rubrica tradizionale per il nostro TG Sport, ovvero quella dei più e meno del calcio Catania, centrando l'attenzione sulla partita tra Spezia e Catania con diverse note negative, bene soltanto il giovane Parisi, male, malissimo la difesa, neo anche per Rosina che ha sbagliato il calcio di rigore sul 2-0 per lo Spezia. Il servizio di Daniele Di Frangia. La terza sconfitta consecutiva in casa etnea lascia purtroppo per i rossazzurri poche note positive. Le assenze continuano a farla da padrone, il gioco latita e la fase difensiva persiste nel mostrare lacune. Proviamo a tracciare i più e i meno della gara del picco di La Spezia. Difficile trovare note positive in una sconfitta per 3-0. Il segno più va dato certamente al giovanissimo Tino Parisi. Il terzino siracusano ha dimostrato di essere attento e diligente, nonostante fosse all'esordio dal primo minuto in campionato. In un momento di massima emergenza come questo, Sannino si è ritrovato un giovane di belle speranze che con pazienza andrà fatto crescere. Segno meno per diversi elementi della squadra etnea. Dopo tante prestazioni salva risultato e 5 rigori realizzati, questa volta Alessandro Rosina fallisce dal dischetto e la partita non si riapre. Rigore non impeccabile, anche se dopo averli segnati tutti, un errore fisiologico per il numero 10 etneo.
Tornava dagli impegni con la nazionale, ma Norbert Gjomber paga con l'ennesima espulsione del campionato rosso-azzurro un commento poco gradito dall'arbitro Baracani. Più che sul match, ormai quasi terminato, rosso che pesa sulla squalifica futura. Nella difesa etnea segno meno anche per Gaston Sauro. Il centrale argentino non chiude in tempo sul primo gol e non appare affidabile come l'esperienza in Europa direbbe. Parola al campo nelle prossime gare casalinghe, con il Catania chiamato ad invertire la rotta. E parliamo adesso del Palermo di Beppe Iachini, che domenica ha vinto in extremis per 2-1 contro il Cesena con un gol di Gonzales al 92esimo. Sicuramente umore totalmente diverso in casa rosanero rispetto a quella rossa-azzurra. Palermo che riprende gli allenamenti oggi pomeriggio. Il servizio di Dario Giuffrida. Il finale thrilling della gara col Cesena ha alleggerito la truppa di Iachini di quella che somigliava sempre più ad una zavorra psicologica, dato che Napoli ed Empoli a parte, la squadra ha sempre messo in campo tutte le energie necessarie, salvo poi essere punita oltre i propri demeriti. La gara di domenica ha confermato ulteriormente come i destini del gruppo siano indissolubilmente legati alla buona vena di Dybala ed alla continuità di Vasquez, oltre che al recupero di Muñoz e Gonzalez, due terzi dei titolari del pacchetto arretrato. Proprio il costaricense è stato la nota positiva della gara. Oltre al gol ha messo in campo personalità, autorevolezza e piglio da leader, dando alla terza linea la stabilità che è mancata nelle ultime settimane. Dopo il riposo nella giornata di ieri riprenderà questo pomeriggio la preparazione in vista del match di domenica contro la Juventus. Gli uomini di Iachini sosterranno una seduta pomeridiana sul terreno di gioco del tenente onorato di Bocca di Falco. L'obiettivo di Iachini è il recupero di Barreto e Della Rocca. Il paraguaiano, sostituito positivamente da Ciociev domenica, dopo aver saltato gli ultimi due turni di campionato per problemi muscolari, potrebbe tornare in gruppo, mentre il centrocampista sabato ha giocato con la primavera con esiti positivi dopo alcuni mesi di stop per l'infortunio al ginocchio. Il campionato del Palermo è quindi finalmente partito domenica scorsa. All'orizzonte adesso il confronto con i campioni d'Italia, da affrontare con rispetto ma senza paura. Bene, ci fermiamo con la prima pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo parlando di pallanuoto, basket e Catania al Vertice. A tra poco. Torniamo in diretta con il TG Sport di Sesta Rete, sempre sul canale 215 del Digitale Terrestre, così come vi ricordo che potete anche seguirci in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Voltiamo pagina, passiamo alla palla a nuoto con l'Orizzonte Catania, che continua a stupire nel campionato di Serie A1 femminile. Nonostante il ridimensionamento, le ragazze di Martina Miceli conquistano un altro successo e battono per 10-6 la Rarinantes Boiasco nel terzo turno di campionato, una partita importante per Valeria Palmieri, che ha festeggiato il 21esimo compleanno con ben 4 gol. Il servizio di Sergio Barbagallo. L'Orizzonte Catania vince e convince. 10-6 recita il tabellino finale nell'anticipo della terza giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile contro la Rarinantes Bogliasco. Le catanesi partono subito bene, conquistando il primo tempo per 3-2, consacrando il match nel secondo parziale con un netto 3-1. Situazione sotto controllo anche nella terza frazione, terminata sull'1-1, con le etnee devastanti nel quarto tempo, vinto 3-2, e le ospiti a segno solo nei secondi finali al risultato già acquisito. Neanche a dirlo, a brillare per le catanesi è Valeria Palmieri, autrice di 4 reti strepitose nel giorno del suo 21esimo compleanno. Bene anche capitan Tania Di Mario, Claudia Marletta e Roberta Grillo con 2 gol a testa. Grande soddisfazione a fine partita per il coach delle rossazzurre Martina Miceli, la quale ha voluto ringraziare le sue ragazze per la splendida partita ed anche il pubblico, accorso in massa tra le mura amiche malgrado si giocasse alle 12. L'obiettivo, ha continuato il tecnico eteneo, resta comunque la salvezza, anche se sappiamo di poter giocarcela contro chiunque. Tiene i piedi per terra il tecnico eteneo, consapevole delle difficoltà che incontrerà durante il campionato, ma sicura di vedere nelle sue ragazze lo spirito giusto, la rabbia negli occhi e la tanta voglia di fare bene anche quest'anno. Passiamo ora al basket con un servizio che fa il focus sulle principali società cestistiche siciliane e etnee, con la sfortunata prova dell'Orlandina nel campionato di Serie A in A2 Gold, invece benissimo Agrigento, e domani sera c'è la Passa l'Acqua Ragusa. Il servizio di Umberto Pioletti.
Nel campionato di Serie A di basket maschile si è disputata la seconda giornata d'andata, trasferta sfortunata per l'Orlandina, costretta a cedere l'intera posta in palio alla Virtus Bologna. Il quintetto di coach Giulio Griccioli è stato battuto per 74-69 al termine di una sfida tirata e combattuta. Capo d'Orlando ha lottato con cuore, grinta e tanto impegno, sfiorando l'impresa di espugnare il parquet emiliano. Splendida la prova della guardia americana Freeman, che ha dato spettacolo in campo realizzando ben 27 punti. Nessun dramma comunque in casa messinese. Domenica pomeriggio la possibilità di riscattarsi al Pala Fantozzi arriverà all'Acea Roma per il terzo turno della Serie A. In A2 Gold, giornata positiva per la Fortitudo Agrigento, che ha sbancato il Pala Ferraris di Casale Monferrato vincendo per 69-66, trascinata dai canestri di Saccaggi. Sconfitti gli altri team isolani, il Trapani a Verona per 66-53, il Barcellona Pozzo di Gotto a Ferentino per 85-69. Colpo della nuova Aquila Palermo, che in Serie B ha regolato il Taranto per 68-63. In Serie C semaforo rosso per il basket acireale di Peppe Foti, battuto dalla capolista Cosenza per 90-66. I 24 punti di marzo non sono bastati per evitare il pesante KO. Acesi quindi obbligati a rialzarsi domenica sera in casa contro la Costa Capo d'Orlando, che ha piegato il San Filippo del Mela per 85-65. In testa alla classifica con Cosenza bis Reggio Calabria c'è il Cefalù, che non ha dato scampo al Patti, sconfitto per 88-65. Domenica scorsa è scattato anche il torneo di Serie C regionale. Subito sorrisi per Basket Giarre 73-70 alla studentesca Licata, Cuscatania 67-59 contro il Gravina e Sporting Adrano 94-54 a Marsala. In A1 femminile impegno infrasettimanale per la Passalacqua Ragusa, che domani sera palla 2 alle ore 20:30. E concludiamo il nostro TG con un servizio sul primo congresso organizzato nei giorni scorsi da Catania al Vertice, il consorzio d'eccellenza sportiva che riunisce le società di vertice della provincia etnea, congresso al quale hanno presenziato tutte le società iscritte e che abbiamo seguito con una nostra troupe in esclusiva, un'intervista che andiamo a seguire rilasciata dal presidente di Catania al Vertice Nello Russo, così come dall'assessore allo sport del comune di Catania Valentina Scialfa, che esprimono soddisfazione per i risultati sin qui ottenuti a quasi un anno dalla fondazione del consorzio, appunto Catania al Vertice. Il servizio di Valentina Mammino. Il bilancio dei Catania al Vertice è sicuramente lusinghiero, perché già nel primo anno io non mi aspettavo di avere risultati così importanti. Abbiamo avuto prima di tutto un rapporto meraviglioso con l'amministrazione comunale, che ha capito i nostri problemi ed ha abbassato notevolmente le tariffe per l'uso degli impianti sportivi. Ha avviato le pratiche necessarie perché questi impianti possano passare alle società, e quindi speriamo l'anno prossimo non di parlare di scontistica, ma di parlare di gestione degli impianti. E poi ormai ci siamo sviluppati in provincia e ci stiamo allargando anche nella Sicilia sud-orientale, quindi significa che il nostro prodotto è buono e riusciamo ad imporlo e saremo sicuramente un faro per tutto lo sport della regione. Quindi adesso il prossimo step qual è? Il prossimo step è abbiamo consolidato la nostra presenza a Catania e provincia. Ora ci allargheremo sicuramente su Siracusa, Ragusa, Enna, già i contatti ci sono tutti, e quindi diventeremo il consorzio del sud-est, una cosa molto, molto importante, perché ripercorreremo la strada dei romani, dei greci, delle cose importanti dei nostri avi. Guardi, comincio subito con un ringraziamento a Catania al Vertice, veramente al mondo dello sport, a Nello Russo con la sua grande passione, ma a tutti coloro, tutte le società insomma, che rappresentano Catania al Vertice. Un ringraziamento proprio a voler dire che la sinergia è massima, l'input anche inizialmente con toni molto alti, però sempre sportivi, quindi propositivi, è stato accettato da questa amministrazione con l'abbassamento diciamo delle tariffe. Questa è stata veramente una delle prime città, potrei dire anche in Italia, che è stata a fianco delle società, chiaramente ognuno per la propria parte. E noi siamo qui per continuare questo percorso, quindi con delle altre diciamo iniziative sostanziali che vedono questa amministrazione volta ad una esternalizzazione degli impianti sportivi, proprio per garantire al mondo dello sport una
maggiore efficienza e efficacia. E per adesso è tutto, ci fermiamo, vi rimandiamo al prossimo appuntamento con l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordo sempre che potete seguirci sul canale 215 del Digitale Terrestre, ma anche in streaming su sestarete.com. A più tardi.